dai campetti di sabbia assolati alle tribune dei campi ad 11 in sintetico. Qui non si gioca per un trofeo, ma solo per passione. Questa volta si parla di voi. Voi che avete reso possibile tutto questo. Voi che mi sostenete. Voi accomunati dall'amore per il pallone. Ed è proprio delle vostre gesta che voglio parlare. Da tutta Italia i gol più spettacolari, più divertenti, in alcuni casi più ironici che il calcio abbia mai visto. Questo l'ho fatto io, anzi, questo lo avete fatto voi. Ciao amici, tempo fa abbiamo lanciato l'hashtag Questo l'ho fatto io, vi abbiamo chiesto di mandare i vostri gol più belli e anche quelli più brutti, per la verità. E poi in teoria avremmo dovuto fare una classifica dei 5 più belli e dei 5 più brutti, però ne avete mandati centinaia e allora ci sembrava brutto ridurre, insomma, una decina quelli commentati. Quindi abbiamo deciso di prendere un bel gruppo di vostri gol e li commentiamo tutti. Diamo una votazione da 1 a 3 stelle e poi magari il più bello di questa prima tranche lo decidiamo alla fine. Poi mi direte voi naturalmente nei commenti se siete d'accordo o se non siete d'accordo. Ovviamente, se il video dimostrate di apprezzarlo, poi ne faremo degli altri, perché come detto, grazie al vostro buon cuore, alla nostra redazione sono arrivati centinaia e centinaia di video, quindi la selezione anche è stata difficile e un po' lunga, ma secondo me il risultato è divertente. Via, partiamo! Primo video di Antonio Carlino. Attenzione, perché su un campo impossibile, in terraccia battuta, aveva 15 anni, nel 2017, fa questo gol qui Carlino. Un po' la complicità del portiere, eh? Però insomma, un paio di stelle te le do volentieri, Antonio. Salvatore Paolo Cioffi rischia la vita qua pur di segnare. Diciamo la verità, volevi far gol in un altro modo, Salvatore, però basta che entra. Qui siamo a calcio a 5, eh? Ciro Mele. Attenzione, vediamo cosa fa. Che giocata, gollasso all'incrocio, questo 3 stelle. Questo invece è Ferdinando Curci. No! Ah, non è che hai segnato con lo scorpione, se segnai con lo scorpione è impazzivo. Diciamo, apprezzo il tentativo, una stella. Calcio a 7, attenzione. Mattia! Martina! Ecco, andate a esultare, c'era grande pubblico lì, complimenti Mattia, però guardate che bello, 3 stelle questo, eh. Controllo e poi sotto la traversa. Calcio a 5, under 19. Riccardo Alberti, 3 stelle alla Crespo questo, eh. Alla Crespo. Pietro Di Feo ci ha mandato questo del suo amico Nicola. Alla Cristiano, alla Pjanic anche questo, come calcio di punizione. Bellissimo, un 3 stelle. Guarda come vai a esultare dagli amici. Vabbè, anche un filo meno. Però bene comunque, bravo. Cucone. Cucone. Che suola, Cucone, che suola. Ma chi è Zidane? E Zidane non è Cucone. Ah, innanzitutto complimenti a chi si gioca nel deserto, vedo con... Guardate la polvere che si alza. Questi sono i campi che mi piacciono. Ma c'è Melchiorri, che al suo esordio a 16 anni in prima categoria. Adesso appena si sveglia il cameraman vediamo come si sviluppa poi l'azione di Melchiorri. Attenzione, perché qui c'era... Mi sa che è proprio Melchiorri che sta aspettando la palla in profondità, eh. Eccolo, guarda come va! Guarda come va! Melchiorri al volo di destro! Al volo di destro sul campo più secco del mondo! 2 stelle! Qui è una partita a cui tenevano particolarmente, eh. Guardate come comincia la costruzione. Beh, come gialli chiari contro gialli scuri. Vabbè. Andrea Russo, ma qui gli do una stella perché in realtà si è mimetizzato. Però intuisco che il gol fosse importante. Hanno segnato. Secondo me si sono sbagliati anche tra gialli e giallo scuri e giallo chiari. Però ha azzeccato la porta. Bravo Andrea Russo. Attenzione al lancio. Alessandro Zuin. Che giocata, Alessandro Zuin, 3 stelle. Davide Bianchi è l'ultimo minuto e c'è un calcio di rigore, quindi immaginate la tensione. Davide, non fare lo scavetto ste robe qua, eh. Davide, mi raccomando, è importante.
Davide, Davide, se trovo che ti ha spostato la porta, Davide. Qui un altro Zwin, Francesco, non so neanche se sono parenti. Vediamo. Usti. Se sono parenti, quell'altro è quello buono. Guardate come, come i compagni sono disperati. Qui il gol è di Nicola Zanni. Ma 3 stelle più, ha fatto il gol dello Scorpione. Non vi si fare pochissimi così. Alla Mancini un po'. Paolo Lissorti, malipiedi, ce l'ha dritti però, perché un po', diciamo, a rallentatore la difesa, però guardate che fa, è andato in porta da solo. Mi sa che fino a tanti a pochi sta partita. 2 stelle. Attenzione a Giacomo Bianchi. Poraccio, adesso accolpa lui, ma pure il portiere, diciamo che poteva fare meglio forse, ecco, un filo meglio poteva fare. Allora, questo mi hanno detto che è bello, io lo rivedo insieme a voi, Alessandro Amore. Vediamo come arriva il cross. Che bellezza questo gol, fammelo rivedere questo. 3 stelle, grandissimo gol, il più bello fino adesso, bravo Alessandro. Alessandro Amore! Allora, Alessandro Pulello ci ha messo questo video, quello era... Ma chi era il portiere dei due? No, fammelo rivedere che non ho capito che... Il portiere si allaccia le scarpe, il portiere si allaccia le scarpe, ma quello fantastico è... Non la prende, ma questa è bellissima! Bravissimo! Ma neanche a volerlo riuscì a fare un gol così! Fantastico, per adesso è il più bello in assoluto di tutti i video, Alessandro. Emanuele Russo, no, ma come ha segnato, scusa? Voglio il VAR, voglio il VAR, vediamo il VAR, voglio assolutamente, voglio andare a vedere. Questo è il gol alla Gabbe, dice pure lui. La Gabbe è un po' il gol alla zozzona questo, eh. Allora, voi non ve lo ricordate, segnò un gol così Rapaic del Perugia. Non c'era ancora il VAR e fu convalidato. Se fa però, dai, se fa, dai, non si fa! Renato Piga, attenzione perché il gol è proprio di lui, a rimbalzella, anche se se lo vuole attribuire il compagno che ha lisciato in realtà. Quindi questo è 3 stelle ma 3 gol brutti. Renato, dai, obiettivamente è un gol orribile questo. Molto importante contro la Juve, ma orribile. Occhio, qui siamo tra 2013, questo è un pulcino proprio. Antonio Bassano, oh, ammazza! Oh, chiudete le porte! Dove stai, Antonio? Chiudete le porte! Ma che gol hai fatto? 3 stelle, bravissimo! Ma Antonio, ma grandissimo! Una volta, quando vide giocare per la prima volta a Piazza, a Cheroni, all'Udinese, disse chiudete le porte e non lo fate uscire. Ecco, se io fossi il tuo allenatore, dopo questo gol direi chiudete le porte e non lo fate uscire, Antonio! Ma qui siamo al campionato CSI, quello per quelli un po' più granditi. Attenzione al 10, che è Meglioni. Brutto, liscio, tiro, liscio, dentro alla fine! Forse uno dei gol più brutti della storia del calcio in assoluto, Meglioni. Però quello che conta è che era gol del 3-2. E quindi come la metti va bene. Basta che entri dentro la rotondetta. Attenzione a Kiko Selesao. Oh, no! Ammazza, ma questo è Selesao, proprio Selesao della Brasileira, Selesao... della nazionale, è un gol carioca questo, guarda come giustamente esulta, grandissimo Kiko Selesao, qui c'è anche pubblico, bello, campo in sintetico bello, questo lo voglio rivedere assolutamente, sombrero in area di rigore, pazzesco ragazzi, sombrero in area di rigore e poi al volo, che gol, controllo di testa, controllo, sombrero e via, gol bellissimo, per adesso voto questo come il più bello, 3 stelle più. Guido Buzzelli, qui siamo a un calcio a 5 in palestra, eh? Quindi attenzione che si scivola. Vediamo Buzzelli cosa fa. Va via 1, va via 2, va via 3 e la mette! Che grande gol! Questo è un bellissimo gol, guardate l'esultanza. Ma questo è bello quando tutta la squadra esulta perché hai fatto una grande cosa. A me non mi è mai capitato. A lui però sì, bravo. 3 stelle. Attenzione a questo gol di Alessio Bonini. Non mi dire che l'avete... No, vabbè... Perché era il fratello, guarda come non si guardano dopo. Non ha lasciato l'autogol solo perché così
può tornare a casa e dire oh, t'ho segnato. Non si guardano neanche dopo. Qui veramente il difensore fa una roba che non si può guardare, ma la cattiveria sua che pur di segnare al fratello la mette dentro. Almeno ha salvato l'autogol. Non so se c'è anche il fantacalcio in queste categorie, però comunque poi io già immagino la sera le litigate tra fratelli a casa, quando sono tornati dopo la birra. Qui siamo ancora tra i piccolini, categoria 2012, ragazzi. Ammazza! 2012, che palla che ha messo! Con la maglia del Dortmund, guarda che bello come esultano! Guardateli come sono, 2012, grande gol, bravissimo, bravissimo. Oh, qui abbiamo Andrea Liberati. Vediamo come la mette Andrea sul traversone. Rovesciata, ancora un'altra così! Andrea Liberati! Tre stelle bellissime! Tre bellissime stelle, Andrea! Attenzione perché ci deve essere un gol di classe, perché lui si chiama Marco Forbiti. Oh però! Questa è la Cristiano proprio, eh! Al 28esimo, Forbiti! Tre stelle piena! Tre stelle piene ed esultanza. Guarda che esultanza di Marco Forbiti. Gol importantissimo. Poi, ma lo voglio rivedere questo. Guarda che bello. Guarda come se ne alza. E poi via la bicicletta. Difensore ci ha avuto un po' destrezza andare a prendere quel pallone di testa. Però grande gol Forbiti. Se ne è la top 3. Attenzione a Francesco Renolfi. Qui siamo già un po' di categorie superiori, Serie D. Il Borgo Sesia, che tra l'altro è una squadra che conosco, perché conosco il posto. E che gol di Francesco Renolfi! Questo è alla Totti contro la Sampdoria, al volo di sinistro. Grande gol! Bravo! Questo anche entra tra i primi, sicuramente nella top 5, può entrare nella top 3, eh? Questo è un gol che sblocca, eh? 1-0. No! Ma c'è stata una deviazione di testa. Ah sì, pensavo avesse fatta la Roberto Carlos, ma in realtà c'è una deviazione di testa. Fammelo rivedere bene questo. C'è la punizione. Vabbè, gli sbaglio. È un po' alla Inzaghi, diciamo, come gol questo, eh? Un po' alla Inzaghi. Cioè, diciamo, bello. Diciamo la verità. Non è che però tu sia andato lì, un po' la palla poi è arrivata. Però va bene uguale. Va bene lo stesso, basta che la palla entri, comunque grande riflesso, però una stella. Vediamo un po' qui, questo è un gol della definitivo 3-1, passaggio diciamo così così, fuori gioco non c'è, questa è un'azione corale più che altro. Canestri, il primo non va e il secondo sì, beh dai, un'azione continuata, una stella però. Attenzione, questo è un gol di Michael Mastrapasqua, ah bello! Grande freddezza in area di rigore, eh? Grande freddezza. E poi esultanza alla Lukaku, va sotto la sua tribuna. Va a salutare i suoi tifosi, tutti e due. Bravo Mastrapasqua! Oh, questa stessa squadra, vediamo Sosio. Nicolas Sosio, bello questo! Bello questo, non sono in tanti a calciare la punizione così. Portiere rivedibile, però non se l'aspettava. Bravo, Nicola Sosio, gran gol, 3 stelle questo. Attenzione, il pallone per il controllo. Berretta, Berretta. Golasso! Matteo Berretta! Ne sentiremo parlare. Attenzione al gol di Schiavina, eh. Tanto il cielo è meraviglioso. Ah però! Edoardo Schiavina, guarda come impazziscono tutti, questo lo voglio rivedere assolutamente, non ho neanche capito bene come l'ha presa, un gol pazzesco questo, respinta, allora questo, Edoardo, ammettiamolo, pizzico di culo qua, un po' di fortuna c'è, però questo è il gol più bello che abbiamo visto di questi. Da quasi fuori dell'area è rovesciata la palla all'incrocio, bravissimo Schiavina. 3 stelle e il numero 1 è l'ultimo che abbiamo visto per me. Amici, mi sono molto divertito, bravi, alcuni gol sono bellissimi, bravi, alcuni gol sono bruttissimi ma molto divertenti e quindi apprezzo l'ironia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mandate i vostri commenti e poi continuate a mandare video
perché faremo un'altra puntata. Sono troppo divertito, ma sono bravi questi.